Focus sul campo per la Juventus, che dopo il pari a reti bianche col Napoli si sta preparando alla prossima sfida di Serie A, col chiaro compito di interrompere una striscia di 3-0-0 di fila in campionato. Sabato alle 18 ci sarà da affrontare il Genoa con un Dusan Vlahovic da ritrovare in zona gol dopo un periodo di appannamento che fa riflettere anche in ottica futura. Al netto delle vicende di campo, proprio il futuro del numero 9 serbo resta sempre all'ordine del giorno alla luce di un ingaggio pesantissimo che incide, e non poco, sui bilanci bianconeri. Nelle ultime sessioni la Juventus ha infatti radicalmente cambiato il modo di operare in questo senso, con l'ultima estate che è stato chiaro esempio. Addio ad ingaggi pesanti come quelli di Rabiot, Alex Sandro, Chiesa e Szczęsny, per un totale di circa 50 milioni lordi, utili anche ad essere reinvestiti sul futuro del club. I costi strutturali alti delle scorse stagioni hanno infatti portato la Juve a riflettere sulla stessa gestione, per rimodulare le spese di una società che sta facendo fronte alla fine dell'epoca d'oro degli stipendi dei calciatori. In questo quadro andrà ad inserirsi anche il ragionamento sullo stesso Dusan Vlahovic. Calciomercato Juventus, dubbio Vlahovic, dal rinnovo alla cessione, al di sotto di Vlahovic, che è il più pagato della rosa, il tetto juventino è rappresentato da Bremer con 5,5 milioni. Lo stipendio del serbo è quindi nettamente superiore, dall'alto dei suoi 12 milioni netti. Naturalmente la crisi realizzativa del centravanti ex fiorentina porta ad inevitabili riflessioni su quello che a tutti gli effetti è un ingaggio fuori mercato per la Serie A. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e di conseguenza a giugno prossimo si entrerà nell'ultimo anno prima dell'eventuale addio a zero. Ci sono quindi solo un paio di possibilità e portano a trovare un accordo per i prossimi anni spalmando l'altissimo ingaggio, oppure andando ad effettuare una cessione magari in Premier League dove viene accostato a Manchester United e Arsenal. Il tutto al netto di quelli che potranno essere gli interventi in uscita attraverso le cessioni che potrebbero far respirare le casse, da Milik a Danilo passando per alcuni giovani della Next Gen. Rinnovo o addio? Vlahovic è ad un bivio. Zirkzee finalmente alla Juventus, lo scambio da urlo stravolge il campionato. Calciomercato Juventus, il pallino Zirkzee non è mai svanito dalle parti della Continassa, ecco come potrebbe arrivare l'ex Bologna. L'avvio di Vlahovic ha fatto scattare l'allarme, due gol contro il Verona, poi prestazioni scialbe e la sensazione che Thiago Motta stia iniziando a perdere la pazienza. La bocciatura contro il Napoli è stata clamorosa, perché la Juve da quel momento in poi ha giocato senza attaccanti veri. Sappiamo benissimo che il pallino del tecnico bianconero è Zirkzee. L'anno scorso a Bologna è stato lui quello che dettava i tempi e le giocate lì davanti con i suoi movimenti. La Juve ci ha provato, così come lo ha fatto il Milan, ma alla fine è stato il Manchester United che ha messo i soldi sul piatto. L'olandese in Premier League non è partito benissimo, ha bisogno di ambientamento. Ma vedendo anche la situazione contrattuale di Vlahovic, con quel contratto da 12 milioni di euro all'anno in scadenza nel 2026 e che per il momento non è stato rinnovato, non è difficile immaginare che si possano aprire degli scenari decisamente importanti da qui all'anno prossimo. Anche perché i Red Devils in casa Juventus hanno un paio di interessi, scambio con Bremer per Zirkzee, lo scenario. Lo United vuole Bremer, lo voleva nell'estate che da poco ci siamo messi alle spalle e potrebbe anche tornare all'assalto nella prossima.
La Juve chiede 60 milioni per il difensore brasiliano e sotto non si scende. Ecco perché gli inglesi, qualora le cose con Zirkzee non andassero come si spera, potrebbero mettere sul piatto il cartellino del giocatore per arrivare al difensore. Sì, il conguaglio economico andrebbe verso la vecchia signora e si potrebbe chiudere con il cash tra i 25-30 milioni di euro. Con Motta che sarebbe ben contento di riabbracciare il proprio attaccante. Plusvalenze Juventus, la mossa che potrebbe riscrivere il verdetto. Ecco cosa sta succedendo. Tutti i dettagli del caso, l'emendamento, redatto dal senatore di Forza Italia Dario Damiani, stabilisce che, nel caso in cui un processo di giustizia tributaria porti a una sentenza di assoluzione riguardo le pretese fiscali, tale sentenza varrà automaticamente anche per il corrispondente procedimento penale. In pratica, se una società viene assolta in ambito tributario, quell'assoluzione avrà effetto anche sull'inchiesta penale, che spesso risulta più lunga e complessa. Tuttavia, il campo d'azione di questa modifica riguarderebbe esclusivamente i reati tributari, come dichiarazioni infedeli e omessi versamenti, mentre resterebbero escluse le condotte fraudolente, come frodi fiscali, false fatture e falsi in bilancio. Al momento, l'emendamento è in una fase di stallo, poiché il governo ha richiesto il ritiro della proposta. Tuttavia, i suoi promotori sembrano determinati a portare avanti la questione, lasciando l'emendamento in stand-by per ulteriori approfondimenti. La Roma è uno degli esempi più rilevanti di questa situazione. Il club capitolino è al centro di un'inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie effettuate durante la gestione della precedente proprietà, guidata da James Pallotta. La Procura di Roma ha posto sotto indagine operazioni di scambio di giocatori per un valore complessivo di 96,6 milioni di euro. Queste operazioni sono attualmente sotto accertamento fiscale da parte della Guardia di Finanza, in particolare per il loro impatto sul pagamento di imposte come l'IRES e l'IRAP. Se l'inchiesta tributaria dovesse concludersi con un'assoluzione, l'accusa di evasione fiscale verrebbe rimossa dal procedimento penale, anche se resterebbe in piedi quella legata alle false comunicazioni sociali. Situazioni simili potrebbero riguardare altri club di Serie A, come il Napoli e la Juventus. I vertici del Napoli, incluso il presidente Aurelio De Laurentiis, sono sotto inchiesta a Roma per falso in bilancio legato all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020. In caso di assoluzione in sede tributaria, le conseguenze penali relative all'evasione fiscale verrebbero eliminate. Anche la Lazio, il cui presidente Claudio Lotito è direttamente coinvolto, potrebbe beneficiare di questa norma. La società biancoceleste è sotto accusa per presunti acquisti gonfiati di calciatori provenienti dalla Salernitana, all'epoca sotto la gestione della famiglia Lotito. Le operazioni contestate si aggirerebbero intorno ai 30 milioni di euro.